Buongiorno, Filippo Diodovic dalla sala operativa di G. Mercati azionari lievemente positivi. A Piazza Affari forti acquisti su Generali, grazie anche al buon report di Société Générale che ha confermato il rating buy con target price a 18,50 euro sul gruppo assicurativo italiano. Importanti cifre macroeconomiche in Europa. Eurostat ha comunicato che l'inflazione è rimasta all'1,5% nel mese di settembre, inferiore all'attesa del consensus fissate per una crescita dei prezzi al consumo dell'1,6%. Nonostante una leggera flessione alla pubblicazione del dato, l'euro ha recuperato terreno contro il dollaro, ritornando a testare area 1,18. Graficamente la coppia valutaria dovrà superare la resistenza di brevissimo a 1,18,15 per dare continuità al movimento rialzista partito dai minimi di ieri. Cifre macro significative nel pomeriggio anche negli Stati Uniti, con l'annuncio dell'indice PCE, ovvero Personal Consumption Expenditures, che è un importante dato per quanto riguarda l'inflazione, molto seguito dalla Federal Reserve, la spesa per i consumi delle famiglie americane, l'indice di fiducia dei consumatori e il numero di trivelle attive calcolato da Baker Hughes. Nel weekend attenzione al referendum in Catalogna che potrebbe influenzare le piazze finanziarie la prossima settimana. Con questo è proprio tutto. Buon trading!